Analizzare il settore immobiliare per risolverne le criticità e per potenziare i punti di forza già presenti. Questo l'intento della Borsa Immobiliare di Napoli che insieme al commissario della Camera di Commercio ha quest'oggi presentato agli operatori del settore il listino ufficiale del secondo semestre 2015 dal titolo La corretta valutazione degli immobili e il suo ruolo strategico nelle transazioni immobiliari. Un settore che negli ultimi anni ha visto un ribasso dei prezzi e una maggiore difficoltà nella compravendita, come dichiara il presidente della Borsa Immobiliare di Napoli, Giovanni Adelfi. Allora, da una parte confermano un calo, da un'altra parte confermano una leggera ripresa sulla città di Napoli, soprattutto sul mercato delle prime case. Quindi in effetti noi abbiamo avuto un timido avanzo su questo settore, soprattutto sugli immobili che vanno su una fascia di prezzo fino a 350.000 euro, mentre rimangono ancora ferme e quindi vanno in negativo quegli immobili che sono superiori ai 5 vani. E lì i tempi di attesa di una possibile vendita si sono assestati intorno ai 9 mesi. Mentre va meglio il mercato delle locazioni, anche frutto questo anche dell'incremento turistico che abbiamo avuto sulla città di Napoli e sulla cedolare SIC, che permette in qualche modo ai proprietari di avere una tassazione più agevolata rispetto a quelli commerciali e quanto altro. Modo per creare un modello agile e concreto di approccio al mercato della domanda e dell'offerta nell'area metropolitana di Napoli, creando nuovi margini di miglioramento per il settore. Ad analizzare i trend di mercato, l'amministratore delegato della Borsa Immobiliare di Napoli, Clemente Maria Del Gaudio. L'unica cosa che sta venendo fuori è il turismo, ma per quanto riguarda invece gli investimenti, l'angolo per un motivo tecnico, che tutto quello che è il contorno ai nostri centri storici e quant'altro, che ne abbiamo più di uno, è degenerato da una serie di disservizi. Questi disservizi rendono poco appetibile l'investimento da un punto di vista commerciale, pseudo-terziario. Dal punto di vista residenziale non hanno mai, attecchito più di tanto, e questa è la motivazione per la quale la controtendenza è assolutamente la locazione.